presentata a Villorba, a pochi chilometri da Treviso, la guida pratica al piacere del vino, firma Gaspare Buscemi, l'artigiano del vino. Gaspare caro, vuoi raccontare a loro che ci stanno ascoltando che cosa c'è in questa guida? Ma in questa guida ci sono la spiegazione di certe regole, di certi modi di servire perché il vino si possa assaporare nel modo migliore, perché sappiamo tutti quanti che basta un cambiamento di temperatura, un cambiamento di bicchiere o un cambiamento di ossigenazione nel tempo, il vino può trasformarsi in qualche modo ed esprimere delle cose diverse. Allora io ho cercato di far capire questi modi in modo che ognuno possa aggiustarsi meglio possibile nel momento in cui è con il vino che ha a disposizione. Si parla di piacere del vino, il vino è un piacere? Ma io dico che il vino è un piacere proprio quando se lo beve, ricercando la conoscenza sia del modo con cui è stato fatto, di chi l'ha fatto, l'artigianalità, sia anche la propria conoscenza, no? Cioè non si deve bere per ubriacarsi, a dire, ma si deve bere per godere, allora diventa un piacere. Insomma.